Amici, ben tornati al canale. Iniziamo nell'annata 76-77, la Serie C. Iniziamo con la Serie C1, girone A, Albese. Vediamo questa figurina della Serie C con in un'unica figurina la schierata e lo scudetto. Alessandria la seconda squadra, poi la Biellese, il Bolzano, Clodia Sottomarina, la Cremonese, la Junior Casale, il Lecco e poi Mantova, Padova, Pergo Crema, Piacenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Sant'Angelo Lodigiano, Seregno, Treviso, Triestina, Udinese. Noi siamo abituati a vedere l'Udinese in Serie A, Venezia, anche siamo abituati a vederla tra Serie A e Serie B. Passiamo alla Serie C, girone B, con Anconitana, Arezzo, Empoli, anche siamo abituati a vederla spesso in Serie A, Fano Alma Juve, Giulianova, Grosseto, Livorno, la Lucchese, poi abbiamo la Massese, Olbia, il Parma, Parma che negli anni futuri fu destinato a grandi campionati di Serie A, il Pisa, la Pistoiese, ricordiamo il campionato 76-77, la Reggiana, il Riccione, la San Giovannese, poi il Siena, lo Spezia, il Teramo e poi la Viterbese. Passiamo alla Serie C, girone C, Alcamo, Bari, Barletta, Benevento, il Brindisi, Campobasso, Cosenza, Crotone, poi abbiamo la figurina del Marsala, la figurina del Matera, Messina, la Nocerina, la Paganese, il Provasto, la Regina, la Salernitana, il Siracusa, il Sorrento, poi Trapani e infine la Turris. Vedete come erano disposte nelle pagine. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, ma più che altro il contenuto che riporta gli anni addietro alle squadre che non sono sempre sotto i riflettori, perché Serie A, al massimo Serie B, ma squadre di Serie C dove possiamo vedere squadre che siamo abituati anche a vedere in Serie A, tra queste, ma squadre che invece magari erano delle comparse in quegli anni anche in Serie C, pensiamo alla Clodia Sottomarina e poi invece pensiamo alla Cremonese in senso opposto, la Junior Casale magari che non è mai andata oltre la Serie C, e invece poi per esempio l'Udinese che ora vediamo stabilmente in Serie A. Comunque vi saluto, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, se volete vederne di simili iscrivetevi al canale e studiatevi la nostra playlist con tutti i video inerenti a album di figurine Panini, vecchi e nuovi e storia del calcio. Alla prossima.